Buongiorno e benvenuti a tutti. Tutti sanno che il periodo di gravidanza di qualsiasi donna è un periodo difficile in cui la mamma si mostra prudente per e verso tutti. Infatti è capace di tutto per proteggere il suo futuro bebè da qualsiasi pericolo che è possibile incontrare. Le cose non sono molto diverse per gli animali. Durante il periodo di gestazione la madre sta allerta in modo da allontanare qualsiasi pericolo dal suo feto. Invece esistono delle realtà sorprendenti legate al periodo di gestazione tra gli animali che la maggior parte di noi ignora. In questo video stiamo per scoprire alcune di queste realtà e informazioni sorprendenti riguardo la gestazione e il parto tra gli animali. Ecco 10 animali sorprendenti nel periodo di gestazione. I dromedari fanno parte degli animali che godono di proprietà uniche che non si trovano negli altri. Infatti, sono in grado di vivere molto semplicemente in zone molto calde, dove le temperature sono molto alte. Inoltre, possono resistere senza acqua per circa 50 giorni. Durante il loro periodo di gestazione, che dura dai 360 ai 440 giorni, vale a dire dai 12 ai 15 mesi, la femmina diventa molto sensibile. La femmina del cammello, quello con due gobbe, partorisce in piedi di un solo cucciolo, circa ogni 2 anni. Il primo giorno il neonato può alzarsi, camminare e anche seguire la madre. Invece, per la femmina del dromedario, con una gobba sola, il cucciolo è più grande al momento della nascita, benché il periodo di gestazione sia lo stesso tra le due specie. Nel corso del periodo di gestazione, che in media dura 35 giorni, la femmina dello scoiattolo si dimostra molto emotiva. Infatti, all'inizio di questo periodo, mostra molta rabbia e una certa aggressività nei confronti del maschio. Nell'intero arco di quel periodo, non sopporta la luce, è spesso irritata e lo fa vedere facendo movimenti bruschi. 3 o 4 giorni prima del parto, si appresta ad accogliere i suoi cuccioli, preparando loro un nido confortevole, grazie a un po' del suo pelo che si sistema in modo da farne uno strato. Qualche ora prima del parto, l'attività della madre si riduce e smette di mangiare e muoversi, aspettando la nascita dei suoi cuccioli in modo sicuro. Il periodo di gestazione per la femmina del ghepardo dura dai 93 ai 103 giorni. Al momento della nascita il cucciolo non può aprire gli occhi, dovrà aspettare 10 giorni prima di poter vedere. In linea di massima la madre partorisce un solo cucciolo, a volte dei gemelli, tuttavia esiste un caso rarissimo in cui la femmina ha partorito 6 cuccioli in una sola volta. I cuccioli del ghepardo trascorrono i primi 3 anni nella tana dei loro genitori prima di partire con la madre. I gorilla sono molto simili agli esseri umani dal punto di vista anatomico, fisiologico, ma anche comportamentale. La durata di gestazione tra i gorilla è di 9 mesi, come per gli esseri umani. Nel corso di quel periodo, la femmina è soggetta ad avere sbalzi d'umore molto forti, il più delle volte porta un cucciolo solo, di cui il peso di nascita è inferiore a 2 kg. Come succede per gli esseri umani dalla nascita fino ai suoi 3 anni, il piccolo gorilla dipende da sua madre, che si tratti di mangiare, proteggersi o per le cure, dopodiché diventa indipendente per il resto della sua vita. I cavalli fanno parte degli animali che conoscono un lungo periodo di gestazione. Infatti, per la cavalla, questo periodo dura dai 335 ai 340 giorni, ossia 11 mesi circa. È raro che dia la luce a più di un cucciolo per parto. Invece, bisogna ricordare che i cavalli hanno una strana caratteristica riguardo il parto. Infatti, quando la cavalla porta un maschio, il periodo di gestazione è più lungo rispetto a quando porta una femmina. Se sai il motivo, non esitare a condividerlo con noi nei commenti. Sono in molti ad amare il panda, questo animale così gentile e così affettuoso. Tuttavia molti ignorano la sua natura, così come le difficoltà che affronta la femmina durante il periodo di gestazione. Quest'ultima dura in media 3 mesi, durante i quali la femmina è anche soggetta a sbalzi d'umore. Che si trovi allo stato selvaggio o in cattività, le piace anche essere viziata. In genere partorisce un solo cucciolo, a volte dei gemelli, ma è estremamente raro che dia alla luce 3 cuccioli alla volta. Alla nascita, il piccolo panda misura circa 17 cm e il suo peso non supera i 200 grammi. Dopo il parto la mamma panda allatta il suo cucciolo e non lo lascia in nessun momento. Bisogna sottolineare che il panda è molto più intelligente di ciò che si pensi. Infatti è successo che in uno zoo di Taiwan una femmina del panda simulasse una gestazione solo con lo scopo di essere viziata, ben nutrita e trattata bene dalle guardie.
Tra i delfini l'accoppiamento è breve, nell'ordine dei 20 secondi, e può prodursi in due modi secondo la specie. I due animali si uniscono in posizione verticale, pancia contro pancia, oppure uno accanto all'altro, leggermente inclinati, fianco contro fianco. La madre porta un cucciolo solo alla volta e la gestazione dura circa 12 mesi. Si notano delle variazioni secondo la specie e sfocia in un cucciolo delfino che rimarrà in media 5 anni con sua madre. La nascita di un delfino contiene più fasi. In genere la femmina partorisce in acque poco profonde affinché il cucciolo e la madre possano salire a respirare in superficie più velocemente. Dopodiché il cucciolo emerge nel suo nuovo ambiente con la coda per prima, la testa e lo sfiatatoio appaiono per ultimi, questo per evitare un'ispirazione brusca che si verificherebbe durante un parto difficile. Che si tratti dell'elefantessa d'Asia o quella d'Africa, il periodo di gestazione può durare dai 20 ai 22 mesi, è il motivo per cui può partorire solo una volta ogni 4 o 5 anni e solitamente di un solo cucciolo, ma a volte, anche se raramente, di gemelli. Quando si avvicina il momento di partorire, si isola un po' dal branco per prepararsi al momento cruciale, accompagnata da alcune femmine adulte che le faranno compagnia e la proteggeranno. A tal fine, al momento del parto, questi ultimi formano un cerchio intorno a lei per proteggerla come il cucciolo da qualsiasi pericolo eventuale. Quando il cucciolo di elefante vede la luce, è completamente formato, pesa circa 100 kg e misura circa un metro. A differenza del bebè umano, il cucciolo di elefante si mette in piedi sulle sue zampe dopo un'ora e segue immediatamente sua madre e il branco. Per la zebra la gestazione dura solitamente un anno. Nel corso di quel periodo la madre, come il padre, si mostrano molto attenti per proteggere il feto. Durante il parto il maschio rimane accanto alla madre, non lasciandola in nessun momento, anche quando è nato il cucciolo. Infatti continua a proteggere da qualsiasi pericolo la madre quanto il cucciolo. In linea di massima la zebra partorisce solo un cucciolo ed è raro che dia la luce dei gemelli. Al momento della sua nascita la piccola zebra pesa circa 30 kg e si mette in piedi appena 10 minuti dopo essere venuta al mondo. Dopo alcuni tentativi, titubanti, dopo 5 minuti fa i suoi primi passi. Mezz'ora dopo può camminare per una grande distanza in compagnia di sua madre. Questi animali selvatici si caratterizzano per la loro forza, la loro velocità, la loro elasticità e anche per il loro pelo meraviglioso. Questo animale non si stanca di andare a caccia dimostrando la sua forza e le sue qualità. Ma bisogna sapere che alla nascita la tigre non è dotata di questa forza né di questo talento. Infatti in quel momento è cieca e molto debole. Il periodo di gestazione per la tigre dura circa 105 giorni, nel corso dei quali diventa estremamente prudente. Con il maschio sorveglia continuamente i dintorni in modo da garantire la sua sicurezza e quella del suo feto. Non esistono molte informazioni riguardo la nascita dei gattini, questi ultimi sono molto misteriosi, tuttavia si sa che la femmina del gatto diventa calma e piuttosto saggia durante il periodo di gestazione, mangiando meno e dormendo di più. Diventa talmente calma che non gioca nemmeno più, e ciò dura per tutto il periodo della gestazione, vale a dire 2 mesi. In linea di massima la femmina del gatto partorisce più di un cucciolo alla volta. Per l'antilope il periodo di gestazione dura tra i 265 e i 310 giorni, ossia 10 mesi. La femmina partorisce i suoi cuccioli nel corso del periodo primaverile, da aprile a giugno, e appena prima di quel momento prepara il suo arrivo scegliendo un posto adatto per il parto, solo che per garantire la sua sicurezza e quella del suo cucciolo, deve innanzitutto spaventare le altre antilopi dal settore. Secondo le statistiche, circa il 74% di loro nasce di giorno nei prati e circa il 23% nelle foreste. Il 3% restante nasce su terra aperta. Il periodo di gestazione per la femmina dura dai 14 ai 15 mesi, nel corso dei quali la mamma torna al posto dove è nata. Durante il parto la femmina rimane in piedi e al momento della nascita il cucciolo cade da un'altezza di circa 2 metri. La cosa più sorprendente è quella che ciò non è pericoloso per il neonato, che misura già 2 metri e pesa 50 kg. Un'ora dopo la sua venuta al mondo, il cucciolo della giraffa si mette in piedi goffamente sulle sue zampe, ancora molto deboli, e inizia a camminare, se non addirittura a correre.
I cani vengono considerati come gli amici fedeli dell'uomo e molti di voi hanno sicuramente assistito al parto della propria femmina del cane a casa. In linea di massima il suo periodo di gestazione dura circa 2 mesi. Uno di voi ha probabilmente notato che nel corso di quel periodo diventa tenera, coccolona, ma anche molto pigra, al punto di non abbaiare quasi più. Invece può succedere l'opposto se sente che per un istante il suo feto è in pericolo e, a differenza della maggior parte degli animali che appaiono in questa lista, la femmina del cane partorisce in genere da 1 a 15 cuccioli in un parto solo. Grazie per aver guardato il video. Dici nei commenti quale di questi animali ti ha stupito di più in merito alla sua maternità e alla realtà della sua gestazione. A presto! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms.